Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla Fiera delle Parole. Siamo alla quattordicesima edizione di questo festival organizzato dall'Associazione Culturale Cuore di Carta in collaborazione con il Comune e l'Università degli Studi di Padova. Oggi abbiamo una conversazione che spero ma sono sicuro eh, non vi lascerà indenni perché a partire dalla scienza riusciremo anche a parlare un po' dell'uomo eh, contemporaneo. Abbiamo con noi Guido Barbuiani, eccolo qui genetista di fama internazionale, <ride> scrittore non solo di saggi e di articoli scientifici ma anche eh, di narrativa, infatti è finalista di un premio importantissimo, mi diceva prima, ma poi ve lo racconterà lui, e, lui è stato, ha insegnato alle università di New York, di Londra, di Padova, di Bologna, qui a Padova è rimasto otto anni, mi diceva prima, e ora a Ferrara, eh, docente di eh, genetica. Collabora con eh, le pagine culturali del, e scientifiche del Sole 24 ore e oggi presentiamo il suo ultimo libro che è freschissimo di stampa, credo che abbia qualche settimana di vita, che è eh, Sillabario di Genetica per principianti. Eh, Guido condurrà voi e me eh, in questa... Scoperta della, della genetica, del DNA, e vi, vi porterà anche a porvi delle domande. Il titolo del libro è Sillabario di Genetica. Come vedete, invece, la slide pone un punto di domanda. Come dire, la scienza non solo ha naturalmente il compito di dare risposte, ma di porre anche le domande giuste. L'incontro eh, prevede una forma di conversazione eh, con voi naturalmente per cui sentitevi autorizzati eh, dopo un po' a porre tutte le domande che vi sembrano utili e giuste. Anche, anche durante, vi... E anche durante. <ride> Buona conversazione a tutti, grazie Guido. Grazie. Buongiorno, forse mi alzo in piedi. Buongiorno e grazie intanto per aver deciso di trascorrere un sabato mattina con una giornata così bella a, a, parlare, a parlare di scienza. E, è vero, il punto interrogativo è importante perché in questi anni ho la sensazione che da un lato sulla scienza e sulla genetica, che è la scienza di cui mi occupo io, eh, ci siano tantissime aspettative eccessive. E al tempo stesso questo generi grande frustrazione, perché siamo bravi a porre le domande, molto meno bravi a trovare le risposte. È così, c'è poco da fare. Quindi anche in questa chiacchierata sentirete molti punti interrogativi e pochissimi punti esclamativi, o forse addirittura eh, nessuno. Ma questo titolo si riferisce anche al fatto che, vabbè, perché un sillabario? Un sillabario. No? sillabario erano i testi in cui si imparava a leggere e a scrivere e hanno quest'area un po' ingiallita, probabilmente solo quelli della mia generazione hanno effettivamente avuto per le mani testi di questo genere, no? in cui si fa riferimento ormai a mestieri spariti, chi di noi ha mai visto un bottaio, però negli anni Sessanta il bottaio era una professione abbastanza comune e serviva per imparare la lettera B. Oggi tutti quanti noi sappiamo leggere e scrivere, e allora perché abbiamo bisogno di un sillabario? O perché penso che tutto sommato non sia inutile pubblicare un sillabario? Beh, la risposta, ecco, in questo caso ve la, do, ve la so dare, è che in realtà da alcuni anni l'umanità è alle prese con forse il testo più difficile che abbia mai cercato di interpretare il complesso del DNA delle nostre cellule che si chiama genoma. Quindi quando dico genoma vuol dire tutto il DNA che c'è nelle nostre cellule. E questo testo si presenta in tanti modi, tipo questo. Ecco, leggerlo, questa affare qua, questa illustrazione, in cui vedete tanti colori e poi dei pallini e in alto una freccina, eh, leggere questo testo è tutt'altro tutt che banale. Uno potrebbe dire, vabbè, ma chi se ne frega tanto io leggo altre cose. Il problema è che però oggi il DNA è entrato in posti dove fino a ieri non entrava. Si parla di DNA nelle aule dei tribunali per la cosiddetta prova genetica che in molti casi penali è diventata la prova, la prova chiave. Si parla di DNA a proposito della nostra tavola nel dibattito sugli organismi geneticamente modificati su cui, su cui torneremo. Si fanno delle mostre, questa è una mostra che è stata fatta al Palazzo delle Esposizioni di Roma, ha avuto un sacco di visitatori. Quella cosa dei promessi sposi gliel'ho detta io e adesso torneremo, torneremo a parlarne. Ma se ne parla anche al massimo livello. Qui riconoscerete Bill Clinton sorridente e quelli con la vista migliore vedranno che in un angolino a sinistra c'è anche Tony Blair, il primo ministro inglese, collegato via streaming. Il 26 giugno del 2000... La conferenza stampa per annunciare che per la prima volta era stato letto, dopo vedremo cosa vuol dire letto, tutto un genoma umano è stata tenuta niente meno che da Bill Clinton e Tony Blair collegati in streaming. E di fianco a loro ci sono i due protagonisti scientifici più importanti di questa impresa che ha richiesto 13 anni e una spesa di 2 miliardi e 700 milioni di dollari il lavoro di 3000 scienziati. Sono a sinistra Craig Venter, dopo vi dirò qualcosa di molto personale su Craig Venter e a destra eh, Francis Collins. Cosa c'è dentro al DNA? Un famosissimo scienziato che però in questo momento tenderei a non definire grande, lo definirei famosissimo, James Watson. Watson e Crick, lo scopritore con Francis Crick e Rosalind Franklin della struttura doppia elica del DNA. Per lanciare questo progetto di lettura del genoma umano, dice, eravamo abituati a pensare che il nostro destino fosse nelle stelle. Ora sappiamo che in gran parte il, destino, il nostro destino è nei geni. Forse questo libro e questa chiacchierata, quindi, possono essere visti come un, ehm, un modo per affermare una posizione diversa da questo. Perché sono passati ormai 19 anni da quella data, dalla data di quella conferenza, e quanto del nostro destino stia nei geni non lo sappiamo. Abbiamo delle idee, vedrete, abbiamo delle ipotesi, abbiamo qualche dato, ma l'idea che una volta letto il DNA noi sappiamo tutto della persona che lo porta è un'idea a mio parere sbagliata che appunto genera delle aspettative eccessive e alla fine genera anche delle eh, frustrazioni sia perché non abbiamo capito ancora ci torneremo esattamente cosa voglio dire questo testo sia perché sempre di più questo testo si sta rivelando insufficiente perché le cose sono più complicate di così è un testo importante. Ecco Francis Crick, il compagno di Jim Watson nell'avventura nella che ha portato a pubblicare l'articolo sulla doppia elica. Francis Crick, che era una, una persona fertile di ingegno, a un certo punto definisce un dogma centrale della biologia. Attenzione che Crick qua è ironico. I dogmi non appartengono alla scienza. I dogmi, le verità rivelate e immutabili, appartengono alle religioni. La scienza aggiorna continuamente le proprie conoscenze e quello che è una verità scientifica oggi potrà non esserlo domani oppure dopodomani. Ma perché lui parla di dogma centrale? Perché è una cosa così vera che arriva quasi a essere leggibile come un dogma. Ripeto quello che abbiamo detto prima, se a un certo punto non mi spiego bene, per favore agitate le mani o manifestate in qualche modo la vostra perplessità e possiamo anche provare a chiacchierare un po'. E questo dogma è che nel DNA ci sono le istruzioni per fare una cosa che si chiama RNA e l'RNA a sua volta fa le proteine e noi siamo costituiti principalmente da acqua ma poi da una grande quantità di proteine e tutto quello che fa il nostro organismo lo fanno in sostanza le proteine. Le cose procedono in questa direzione ma non succede mai che in base a qualcosa capitato alle proteine cambi l'RNA o il DNA. Quindi questo è il punto su cui tutti quanti concordano, su cui tutti quanti i biologi lavorano. Di dietro c'è il dibattito fra Darwin e Lamarck sull'eredità, ma non ne parlo in questo momento, se volete ci torniamo in discussione. Ecco cos'è allora il genoma, il complesso del DNA? È una serie di molecole, sono 46 molecole in ogni nostra cellula, perché sono i 46 cromosomi, che al tempo stesso il libretto di istruzioni della cellula e anche un messaggio dai nostri antenati. Libretto di istruzioni vuol dire che tutte le operazioni che portano la cellula uovo della mamma, fecondata dallo spermatozoo del papà, a diventare la creatura che siamo adesso, costituita, mi dicono, da 37 mila miliardi di cellule, 37 mila miliardi di cellule, questo siamo noi, le istruzioni per passare da questa singola cellula a questo enorme insieme di cellule stanno scritte lì. E lì stanno scritte anche le istruzioni per far funzionare questo enorme ammasso di cellule fino a che non funzioniamo più e si muore. Sono anche un messaggio dal passato, perché ci deriva dal papà e dalla mamma, ma a loro volta dai loro genitori, e così via. E il numero dei nostri antenati raddoppia ad ogni generazione, andando indietro nel tempo. Per cui all'epoca dieci generazioni fa, insomma all'epoca di Mozart più o meno, ognuno di noi aveva mille antenati. E all'epoca di Brunelleschi ne avevamo un milione e all'epoca di Carlo Magno ne avevamo mille miliardi. C'è qualcosa che non funziona in questi calcoli. Eh? Se volete ne parliamo, ne parliamo dopo. Comunque è un messaggio che ci deriva da questi antenati anche molto, molto remoti. Ed è un messaggio che noi riusciamo a leggere perché il nostro DNA è una successione di quattro molecole diverse. Ripetute tantissime volte. Le indichiamo con le lettere dell'alfabeto, A, C, T e G. E quindi possiamo dire che del DNA noi conosciamo l'alfabeto. È un alfabeto di quattro lettere, quello italiano è di 21, ma è la stessa cosa. Conosciamo anche il lessico del DNA, perché ci sono in tutti, in tutti i mammiferi circa 20.000 geni e ogni gene fa una o più proteine. E conosciamo, li conosciamo quasi tutti, non proprio tutti, 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 ma quasi tutti. Grazie a queste conoscenze noi riusciamo a prevedere alcune semplici malattie, perché se si rompe, tra virgolette, il gene che produce una proteina che si chiama distrofina, ci viene la distrofia muscolare di Duchenne. Se si rompe un altro gene, siamo daltonici, non riusciamo a distinguere il rosso dal verde. Se cioè, ci si rompe un altro gene, ci viene la fibrosi cistica, che è una brutta malattia. Sono temi molto interessanti, ma naturalmente ci interessa ancora di più capire le malattie più comuni, quelle di cui si muore di più. Il diabete, per esempio, i cancri, le malattie neurodegenerative, le malattie cardiocircolatorie. Perché diventiamo grassi avendo la stessa dieta? Io mangio quello che mangia un altro, io divento un pallone e l'altro no. Perché ad alcuni certi farmaci funzionano ed altri no? Bene, per riuscire a rispondere dovremmo capire anche la sintassi del DNA, cioè come i vari geni si parlano fra di loro e come rispondono a dei messaggi che arrivano dall'ambiente, dalla dieta, dal clima, dallo stile di vita. Tutte queste cose non le sappiamo. E quindi leggiamo il DNA come potremmo leggere un testo in una lingua straniera disponendo solo di un dizionario. Le cose semplici le capiamo, le cose difficili no. Ma intanto lo leggiamo. E dimenticavo di dire che è un testo lunghissimo. In ogni nostra cellula, in linea di principio identico in ogni nostra cellula, il genoma è costituito da 6 miliardi e mezzo di caratteri. Tanti, eh? Sono così tanti che se ho fatto un piccolo calcolo, secondo me nei promessi sposi c'è circa un milione di caratteri. E quindi nella cellula... Il libretto di istruzioni è pari a 6.500 volumi, ognuno grande come i promessi sposi. La cellula nel giro di frazioni di secondo, millisecondi o nanosecondi, trova l'istruzione giusta e fa la cosa che deve fare. Anche questa è una cosa che ci piacerebbe capire meglio. Due parole su quanto siamo diversi, su quanto è diverso il genoma in diverse persone. Se prendete due cellule della stessa persona, quella di sinistra è un globulo bianco, quella di destra è un neurone, queste due cellule hanno esattamente lo stesso DNA, esattamente lo stesso genoma. Perché sono diverse? Perché in una cellula funzionano certi geni e altri sono spenti, mentre nell'altra cellula sono accesi e spenti geni diversi. È il tema della epigenetica che qui menziono semplicemente, vi dico questa parola, poi se volete torniamo a parlarne, è un tema molto interessante di cui si sa davvero pochissimo, pochissimo al momento. Allo stesso modo due gemelli identici, i monozigoti, hanno mille basi del DNA, quelle lettere A, C, T e G si chiamano basi, mille basi su mille in comune, sono identici. La cosa più sorprendente è che se prendiamo due di noi a caso, e non importa tanto se l'altra persona viene da qua vicino o da molto lontano, in media abbiamo in comune il 99,9% del nostro DNA. Quindi tutte le differenze fra voi e qualunque sconosciuto sono un 1 per 1000 del vostro DNA. Ma siccome l'1 per 1000 di tanta roba, l'1 per 1000 di 6 miliardi e mezzo, diviso 2, perché bisogna dividere per 2, fidatevi, alla fine, mediamente, due di noi hanno 3 milioni di differenze nel DNA. Abbastanza per far sì che ognuno di noi sia una persona diversa. Se ci confrontiamo con uno scimpanzé, a seconda di come si fanno i conti, le differenze sono tra l'ordine del 4 e dell'1,5%. C'è cioè una cosa complicata che non sto a spiegarvi. E siccome in realtà tutti gli organismi, lo sappiamo, hanno avuto origine da un remotissimo progenitore comune, vissuto forse 4 miliardi di anni fa. E che si chiama LUCA, che vuol dire Ultimo Universale Antenato Comune. Beh, anche se ci confrontiamo con i carciofi, che non ci sembrano proprio i nostri parenti più prossimi, qualcosa in comune ce l'abbiamo, perché ci sono delle cose, delle funzioni che le nostre cellule fanno esattamente come le cellule dei carciofi. Quando una cellula deve diventare due cellule, il processo di divisione cellulare è molto simile anche in creature molto diverse. Su quanto stiamo diversi, sul tema della razza. Credo di aver insomma, parlato fino a stufare quelli che mi hanno sentito più volte. E quindi, in questo momento, sorvolo. Ma ripeto, se alla fine avete delle domande o delle osservazioni da fare, parliamone. Vi faccio solo vedere un dato. Vi ricorderete che vi ho anticipato che avremmo parlato di Craig Venter, appunto, uno dei protagonisti di questa corsa alla lettura del genoma umano. E quel signore in alto a sinistra. Quello in basso è Jim Watson, quindi ne conoscete già due. Probabilmente non conoscete un ricercatore coreano, anche lui genetista, si chiama Kim e sta in alto a destra. Peraltro, come sapete, quasi tutti i coreani si chiamano Kim e quindi forse potevo anche risparmiarmi questa inutile informazione. Perché vi faccio vedere queste tre facce? Perché sono stati tre tra i primi a cui è stato integralmente letto il genoma. Quei 6 miliardi e mezzo di lettere A, C, T e G, per queste tre persone li abbiamo. E nell'articolo in cui sono stati pubblicati i dati di Kim ci sono degli interessanti confronti a tre, di cui appunto uno fra questi tre personaggi. Prima di farvi vedere i risultati vorrei che fossimo tutti quanti d'accordo che Venter e Watson sono di origine europea e si vede. E Kim è chiaramente asiatico e si vede. Quindi un, uno studioso di razze dell'Ottocento o anche del Novecento o una delle persone che cercano di recuperare a tutti i costi il concetto di razza, anche adesso, metterebbe Kim da una parte e Watson e Venter dall'altra, giusto? Pelle bianca, eh, una certa forma degli occhi, gli zigomi più stretti di Kim, non c'è dubbio. Se andiamo a guardare tutto il loro DNA, le cose però stanno diversamente. Perché questi signori hanno, hanno, ve lo dico io, hanno in comune 1.200.000 varianti del DNA. Qui stiamo parlando di quell'1 per 1.000 del DNA in cui possiamo essere diversi, eh? il resto lo buttiamo via. Quindi ognuno di loro ha, cioè tutti e tre hanno in comune 1.200.000 varianti, ognuno di loro ha le sue che gli altri due non hanno, ma Venter e Watson, i due di origine europea, hanno in comune meno roba, 460.000 varianti, di quanto ciascuno abbia in comune con Kim. 480.000 Venter e addirittura 570.000 Watson. Vuol dire che il coreano Kim, se gli leggete tutto il DNA, è intermedio agli altri due. Uno studioso di un altro pianeta che volesse imparare com'è il DNA dei terrestri a partire da queste tre persone metterebbe Kim con Watson escludendo Venter, oppure meno probabile Kim con Venter escludendo Watson e la soluzione meno probabile di tutte sarebbe quella che vedi due europei insieme e il coreano fuori. È un caso strano, non va sempre così. Nella maggioranza dei casi il vostro vicino di casa è un po' più simile a voi di una persona di un continente lontano. Ma appunto ci sono anche casi di questo genere ed è proprio per la presenza di casi di questo genere che il concetto di razza, tra quelli che se ne intendono, razza umana, è stato completamente abbandonato. Non ci permette di capire le nostre differenze. Punto e basta. Non c'entra col razzismo. Eh. È proprio un, un, una lente deformante che non ci permette di capire le nostre differenze. Ma conta, conta nella pratica. Vi faccio un piccolo esempio. Questi personaggi gialli, azzurri e rossi che vedete siamo noi. Sono delle persone che sono sottoposte allo stesso trattamento farmacologico, ma come vedete a sinistra hanno delle differenze. Dove l'omino blu ha una T e l'omino giallo ha una T nel suo DNA, quello rosa magari ha una G. Dove l'omino azzurro e l'omino rosa hanno una G, l'omino giallo ha una C. Sono un po' differenti. Cosa succede? Succede che queste differenze a volte, a volte hanno una conseguenza al momento della terapia, perché tutti gli omini azzurri con quel DNA lì, hanno un effetto positivo della cura, prendono la medicina e stanno meglio. Ma ce ne sono alcuni a cui la medicina non fa niente e altri ancora, di solito pochi, a cui la medicina fa addirittura male. Queste cose le case farmaceutiche le sanno da sempre. E oggi però abbiamo capito che la base di queste differenze è legata ad un passaggio particolare che adesso vorrei farvi vedere. Questo è uno schema di cosa succede quando prendiamo un farmaco. L'ovale rosa è il farmaco e vedete il simbolo del DNA in basso a indicare che ci sono dei geni del DNA che producono certe proteine che in questo caso trasportano il farmaco all'organo dove il farmaco deve funzionare. Il passaggio successivo è quello più importante dal punto di vista farmacologico. Il farmaco raggiunge un certo bersaglio, vedete quella specie di lampo, vuol dire che sta succedendo qualcosa, e questo bersaglio è costituito a sua volta da proteine che sono prodotte da geni. E questa è la parte più studiata dai farmacologi perché è quella in cui si decide se il farmaco funziona o non funziona. Ma c'è una terza parte che oggi abbiamo scoperto come la parte più importante di tutte. Il farmaco dopo viene degradato, viene eliminato dall'organismo, vedete non è più una singola pallottola ma sono tante pallottoline piccole. E questo lo fanno certe proteine, enzimi sono proteine, che metabolizzano i farmaci prodotti da certi geni. Questi geni possono essere lenti, normali e veloci. E quindi per la maggior parte di noi, che rappresentiamo la norma ovviamente in ogni caso, il farmaco resta a bersaglio nel tempo giusto, ma quelli troppo veloci lo eliminano troppo in fretta e quindi non ne traggono nessun beneficio, mentre quelli troppo lenti lo trattengono troppo a lungo fino a che il farmaco produce degli effetti che noi non vogliamo. È un, una cosa che stiamo ancora studiando, naturalmente le case farmaceutiche lo sanno e la pensata è stata, ma proviamo a trovare il dosaggio giusto del farmaco per i cinesi e per gli svedesi. Così a ogni popolazione diamo la giusta quantità di farmaco e tutti stanno bene. È una bella idea che non funziona. E non funziona perché non tutti i cinesi sono uguali e non tutti gli svedesi sono uguali. Se guardate, questo è uno studio appunto fatto su cinesi e svedesi, qui ci sono, adesso non preoccupatevi, sono diversi modi di rappresentare le diverse varianti del DNA: quelle a destra sono le più lente e quelle a sinistra sono le più veloci. La colonna gialla sono gli asiatici, la colonna azzurra sono gli europei. E vedete che ci sono delle piccole differenze, ma sia tra gli asiatici sia tra gli europei ci sono i superlenti, quelli lenti, quelli normali, quelli veloci e quelli superveloci. La medicina razziale, la farmacologia razziale, in questo senso, è una scemenza perché non esistono gruppi umani così definiti, tutti omogenei al loro interno, che noi possiamo chiamare razze. Quindi il futuro va in un'altra direzione. Va, scusate, questo è inutile che ve lo faccia vedere. Il futuro va nella direzione di capire cosa c'è nel DNA di ciascuno di noi, dopodiché il medico potrà darvi una lista con i farmaci che potete prendere, i farmaci che non vale la pena di prendere, tanto non vi fanno niente, e con i farmaci che non dovete prendere perché vi fanno male. Non succederà domani, forse non succederà nel corso della mia vita, ma sono abbastanza sicuro che succederà nel corso della vita di quelli che oggi sono, sono studenti. Insomma, come vedete nel DNA c'è tanta roba, ma bisogna capire come funziona. E io vi ho portato quattro esempi, ma forse... Il primo lo lascio perdere perché gli altri sono più interessanti. Volete che vi parli della criminalità e dei geni della criminalità? No. Sì? Vabbè, allora rischiamo, rischiamo di andare per le lunghe. Va bene, vi parlo anche dei geni della criminalità. Al massimo, dopo dovrò saltare la parte sui geni del sesso e su come si sceglie il partner e dovrete arrangiarvi con le vostre modeste conoscenze. Mai sentito parlare di Cesare Lombroso? Cesare Lombroso faceva parte di un movimento scientifico dell'Ottocento ehm, che oggi possiamo classificare come un movimento determinista. Cosa vuol dire determinista? Vuol dire che quando nasciamo abbiamo già determinato al nostro interno tutto quello che saremo. L'ambiente non conta niente, la cultura non conta niente, la formazione non conta niente. È già tutto quanto scritto. E secondo Lombroso, che è l'inventore della antropologia criminale, Dando un'occhiata alla conformazione del cranio, i famosi bernoccoli, eh, solo gli anziani qua si ricorderanno l'espressione ha il bernoccolo della matematica. Quelli più giovani non, non l'hanno mai sentita. Ha il bernoccolo della matematica vuol dire che uno è bravo in matematica. Da dove deriva questa espressione? Dal fatto che gente come lui, eh, toccando il cranio, pensava di poter ricostruire le tendenze delle persone e c'era la normalità. E poi c'erano le deviazioni che potevano portare o alla criminalità, alla prostituzione o al genio. E i geni e puttane Cesare Lombroso li metteva nelle stesse categorie di figure anomale che secondo lui in qualche modo tornavano indietro nell'evoluzione. Lombroso era un evoluzionista ma non aveva capito niente dell'evoluzione. Dell sono idee che si sono radicate perché sono molto semplici. Una idea semplice e sbagliata è spesso meglio di un'idea giusta e complicata, meglio nel senso che si diffonde più rapidamente. Quindi questa idea, anche quando la scienza di Lombroso è tramontata, è rimasta in circolazione e del fatto che ci siano dei geni che predispongono alla criminalità, rimane traccia in un film di Dario Argento, forse l'avete visto, Il gatto a nove code, in cui il colpevole è quel signore che è un genetista. E vedete che Dario Argento si immagina che i genetisti stiano in una stanza con delle X e delle Y in modo da ricordarsi i nomi dei cromosomi X e Y che sono così difficili da memorizzare. Ce no? ne sono lì davanti, non se li dimentica. L'idea che gli è venuta deriva da un, uno studio in cui un gruppo di scozzesi sono andati a studiare eh, un gruppo di detenuti nelle carceri scozzesi. Siamo negli anni 60. I maschi, nella nostra specie, hanno un cromosoma X e un cromosoma Y, le femmine hanno due cromosomi X. Ma può capitare, di rado, che qualcuno abbia due cromosomi Y. E in questo studio si proclama che tra gli, i carcerati di questi carceri scozzesi ci sia un numero elevato di persone con due cromosomi Y. Ergo, il, cromosoma, il doppio cromosoma Y li di sa diventare criminali. Facciamo un po' di storia. Ecco, eh, il, la prima persona con due cromosomi Y viene, viene individuata nel 61 negli Stati Uniti d'America, e questo che vedete è lo studio di Patricia Jacobs. 9 su 315 in un manicomio criminale scozzese secondo lei hanno un doppio cromosoma Y e sono tutti criminali violenti. Da qui nasce la voce che il doppio cromosoma Y è il gene della criminalità. Dopodiché succedono due cose: uno ripete lo studio della. Della Jacobs con gli stessi pazienti e altri e non trova nessun eccesso di doppi cromosomi Y. Cosa può essere successo? All'epoca questi studi si facevano facendo delle fotografie dei cromosomi al microscopio. E le goccine d'acqua, le impurità della carta, facevano delle macchie. Il cromosoma Y è molto piccolo ed è facile scambiarlo per una di queste macchie o viceversa quindi probabilmente Patricia Jacobs si è sbagliata. Il fatto è che nello stesso anno c'è un serial killer americano che si chiama Richard Speck che viene definito come portatore del doppio cromosoma Y. Non è vero, ma la cosa arriva ai giornali e il New York Times pubblica tre notizie, tre volte questa notizia, che quindi diventa verità. Ed è in quel periodo che Dario Argento fa il suo film. Dario Argento non c'entra eh, con questo, ha utilizzato uno spunto, uno spunto scientifico. Nel 1974, sull'onda dell'entusiasmo per questi studi, 13 ragazzi col doppio cromosoma Y, davvero loro, in vari carceri del Maryland, vengono condannati alla castrazione chimica. Perché negli Stati Uniti d'America un giudice può disporre del corpo di certi carcerati. E solo qualche anno più tardi salterà fuori... Che non c'era nessun motivo per farlo. C'è cioè un primo studio nel 1976 che dice: guardate, al massimo quelli che hanno un doppio cromosoma Y non possono avere un lieve ritardo mentale, ma la criminalità è un'altra cosa. La criminalità dipende da regole che naturalmente non sono le stesse in Nuova Guinea e a Padova. Dipende da un insieme di concetti mentali, culturali che non possono essere scritti nel DNA. E addirittura qualche anno più tardi salta fuori che i ragazzi con due cromosoma Y, se, sono, se crescono in famiglie benestanti, quindi se ricevono gli stimoli giusti, hanno anzi un quoziente di intelligenza superiore alla media. Questo fallimento, questo fiasco, che è passato sulla pelle di quei 13 che sono stati castrati, eh, non è bastato a scoraggiare la gente a studiare i geni della criminalità. Un altro candidato che è venuto fuori è un gene che si chiama MaoA. Questa è una cosa più seria, perché questo gene che si chiama MaoA produce una proteina che agisce nel cervello e quindi può avere degli effetti sulla nostra psiche, sulle nostre attitudini. E questa MaoA ha una variante che si chiama L, non preoccupatevi di cosa significa che è stata trovata in tutti i maschi di una famiglia olandese che avevano comportamento antisociale, arrestati per violenze private, stupro, forse qualcuno aveva assassinato qualcun altro. Qualche anno più tardi, nel 2006, fanno uno studio sui Maori, che sono la popolazione nativa della Nuova Zelanda, e trovano che tanti di loro, 17 su 46, hanno questa variante L. Ora i Maori, come sapete, sono gente che quando gioca rugby picchia forte, hanno dato filo da torcere agli inglesi e la stampa riprende questa osservazione dicendo abbiamo trovato il gene dei guerrieri, se tu hai quel gene lì sei violento, sei brutale, finisci in galera o vinci i campionati del mondo di rugby, insomma una delle due. È il gene della criminalità? Ma no, che non è il genere della criminalità. Qualche tempo dopo fanno uno studio a Taiwan, che è uno dei paesi del mondo in cui i livelli di criminalità sono più bassi e in cui ci sono queste band di ragazzi che non mi sembrano proprio inclini alla violenza. E nei taiwanesi questa variante L è presente addirittura nel 67%, quindi non vuol dire niente. Questo non ha impedito a un giudice di Trieste di modificare la giurisprudenza mondiale attribuendo per la prima volta nella storia della giustizia mondiale le attenuanti genetiche con la T, non le attenuanti generiche, genetiche. Questo signore è un cittadino italiano che eh, a Udine eh, nel 2007 viene preso in giro perché aveva del cajal sotto gli occhi da un gruppo di colombiani, entra in un negozio, compra un, cortello, un coltello dalla lama di 20 cm, aspetta dietro un cespuglio questi qua e ne ammazza uno. <coughs> Viene condannato inizialmente a nove anni e due mesi, eh, è omicidio eh, volontario, premeditato, e quindi, <coughs> però gli viene riconosciuto una parziale infermità mentale. E allora i suoi avvocati dicono al giudice: ma guarda che lui forse aveva il gene Mao l e quindi era predisposto geneticamente alla violenza. Il giudice dice: Cosa faccio? e sceglie due periti. E stranamente non sceglie nessuno che sa la genetica prende uno psicologo di Padova, di cui non faccio il nome, e un biochimico di Siena, i quali fanno un rapporto in cui insieme a moltissimi strafalcioni di genetica concludono che i suoi geni lo rendono particolarmente aggressivo in situazioni di stress. E Abdelmaelek Mayut ottiene una riduzione di pena. Oh, io sono contento per lui eh, se sta di meno in galera, insomma, il punto non è questo. Il punto è che in tantissimi tribunali americani avevano cercato di fare la stessa cosa. Questo è un esempio, e i giudici hanno sempre rifiutato di considerare il, la variante L del gene MAOA come un fattore che predispone, che predispone al crimine perché hanno sempre detto che non ci sono motivi per ritenerlo. I giudici americani più competenti in ambito biologico si sono rifiutati di fare questa cosa. La scelta del giudice di Trieste ha provocato un vespaio internazionale. Mi piace ricordare la reazione di questo mio collega di Londra, Steve Jones. Che dice, vabbè, prima di tutto, se noi ammettiamo che sono i nostri geni a farci delinquere, allora l'intero sistema giudiziario crolla perché non c'è più la colpa. No? È un programma biologico che agisce. Sarebbe come arrestare tutti i leoni se ammazzano una gazzella. Ma poi Steve Jones dice che il 95% del, del, degli omicidi è commesso da persone con una caratteristica genetica molto chiara, sono maschi, il cromosoma Y. E allora con questa logica dovremmo applicare una attenuante ai maschi assassini e invece un aggravante alle femmine assassine. Vogliamo fare questa cosa qua? E poi dice, io ho la variante Mao L, ma non ho mai aggredito nessuno. E mi ha detto che non era vero, che se l'ha inventata questa cosa, però ha fatto bene secondo me a inventarsela. Va bene. Quest'idea, che ci sia un gene per tutto, è un'idea molto difficile da sradicare. Qua vedete una serie di titoli in cui si sostiene, la cosa peggiore è il giorno, il bambino è troppo timido, la colpa è tutta di un gene, non ci si può fare niente, e te nei geni non si può fare niente. E i più studiati di tutti, naturalmente, sono i geni dell'intelligenza. È curioso che, secondo... Questi giornali, i geni dell'intelligenza li hanno scoperti nel 98, nel 1999, nel 2000, nel 2001, nel 2002, nel 2013, nel 2014, nel 2015, continuano a scoprire i geni dell'intelligenza. Bene, però ancora non ne sappiamo niente. Perché non ne sappiamo niente? Ma perché nel nostro cervello si esprimono 15.000 dei nostri 20.000 geni. Ognuno con un effetto naturalmente molto piccolo, se deve coesistere con l'effetto di altri 14.999 geni. Quindi è un tema estremamente complicato. Non c'è dubbio che i nostri geni influenzino le nostre predisposizioni. Fin da bambino c'è chi è più bravo nella matematica, chi si muove con maggiore eleganza, chi parla presto, chi parla tardi. Quindi c'è una componente genetica, ma non la conosciamo. Va bene, allora parliamo di sesso visto che vi state annoiando, forse questo risveglierà un po' di interesse. Ci sono dei siti. Li trovate facilmente, in cui vi scrivete, pagate un po' di soldi, non tanti, 20, 20 euro, e vi mandano uno spazzolino. Con lo spazzolino ve lo passate all'interno delle guance, raccogliete delle cellule, le mettete all'interno di un tubetto, le mandate alla ditta e la ditta vi legge alcuni geni e vi mette a contatto con le anime gemelle o le potenziali anime gemelle. Se me l'avessero detto prima, avrei risparmiato tanti errori nella mia vita sentimentale. Ma è proprio così. Intanto, prima di tutto, questi si presentano come siti scientifici, ma in realtà sono siti di appuntamento. E come fanno? Ecco, qui la componente scientifica è più solida che nella cosa di prima, ma la fregatura c'è sempre. La componente scientifica risale niente meno che a una osservazione di Charles Darwin. Vedete questo pavone? È un animale bellissimo, è un maschio questo, le femmine non sono così. È un animale bellissimo, ma se voi siete un leopardo nella foresta indiana da cui questi uccelli provengono, lo vedete a distanza di un chilometro e ve lo mangiate subito. E allora Darwin si chiede, ma perché negli uccelli, nei pesci, in tante specie diverse, i maschi non hanno sviluppato un sano mimetismo e sono così visibili? E la risposta che Darwin si dà, scandalosa per l'Ottocento, è perché i maschi fanno il possibile per farsi notare e le femmine scelgono il partner migliore, migliore secondo i loro criteri. E quando i criteri non sono quelli di guardare alla sensibilità del pavone, alla sua intelligenza, al suo potenziale intellettuale, ma semplicemente agli aspetti esteriori, prevalgono delle creature di questo genere che non sono mimetici ma colpiscono le ragazze. È così e penso che sia così un po' anche nella nostra specie. Questa è la sensazione che ho. Un mio collega svizzero molto bravo, Klaus Wedekind, negli anni 90 prende sul serio questa intuizione di Darwin e dice, ma quali possono essere i geni che provocano nelle donne questa risposta? E lui dice, dei geni legati all'olfatto e quindi in sostanza dei geni che producono proteine della superficie delle cellule. Si chiama sistema maggiore visto compatibilità, eh, non preoccupatevi di cosa sia. E allora fa un bel esperimento, chiede ai ragazzi della sua, eh, della sua università in Svizzera, a Basilea, ai maschi, di portare per due giorni una maglietta senza lavarsi. Siamo in Svizzera, non fa tanto caldo. Dopodiché fa a pezzi queste magliette, le rende anonime, cioè lui sa da chi provengono, ma ci mette un codice sopra e le dà alle ragazze che devono annusarle, e rispondere a vari questionari, dire per esempio se l'odore sembra sexy o non sembra sexy, gli piace o non gli piace, ma soprattutto se ricorda un partner precedente. E fa in modo di dare queste magliette a tre ragazze che sono geneticamente simili ai ragazzi e a tre ragazze che sono geneticamente distanti. E quello che succede, lo vedete qua, le colonne gialle rappresentano la piacevolezza per le ragazze che hanno un DNA diverso e arancioni per le ragazze che hanno lo stesso DNA. Come vedete, ragazze col DNA diverso, le ragazze apprezzano l'odore di persone geneticamente diverse da loro. E c'è una differenza significativa. Ma la cosa ancora più importante è a destra. Quando gli si chiede "Ma ti ricorda un tuo partner?", perché come vedete, quasi tutte le ragazze diverse dicono di sì. Significa che in passato loro hanno selezionato dei partner sulla base del fatto che avevano dei geni diversi dai loro senza saperlo. È una bella idea. Um, questo lavoro non ha avuto seguito e non ha avuto seguito perché poi si è visto che negli europei funziona così, ma già in Israele non funziona allo stesso modo e addirittura negli africani sembra che sia il contrario. Quindi ancora una volta c'è un meccanismo biologico di base, l'abbiamo riconosciuto, non è un meccanismo che vale per tutti quanti. Queste ditte si basano su questi test e vi danno il partner ideale in cambio di 20 euro. Secondo me sono euro spesi male. Ma adesso vorrei fare un piccolo esperimento. Mica. Eh, secondo me è un po' sì. <ride> cioè, secondo me, questo studio dimostra che noi siamo predisposti, come in tantissimi altri campi, a selezionare alcuni oggetti. In questo caso l'oggetto sessuale, se ha certe caratteristiche di odore, lo riconosciamo meglio. Dopodiché però c'è un ampio spazio di scelta che dipende da fattori che con la genetica non hanno niente a che vedere. Però insomma c'è qualcosa di vero nell'idea tra di noi funziona la chimica, perché questa è la chimica. Mi dica... Sì, allora lei aveva chiesto se abbiamo libero arbitrio e le ho risposto certo sì tantissimo. La signora chiede dell'omosessualità, signora ci vorrebbero dieci minuti a risponderle, preferisco farlo dopo, va bene se vuole. È una cosa complicata. No, volevo adesso fare un esperimento a cui dovete collaborare tutti, però è una votazione e vi prego di non astenervi, perché sennò no non c'è sugo. Allora, la domanda è chi è favorevole e chi è contrario agli organismi geneticamente modificati detti OGM? Chi è favorevole alzi la mano. Mm, direi un 40%, facciamo la, la controprova. Chi è contrario agli organismi geneticamente modificati? Beh allora c'è un sacco di astenuti qui dentro. Eh. Va bene, va bene. Non vi chiedo, non vi chiedo perché, mi immagino, insomma è un dibattito che va avanti da tempo, ma c'è un capitolo del libro che è dedicato proprio a questo tema. E cercherò di spiegarmi. Quella di destra la conoscete, no? È una, una pannocchia di Gran Turco. Quella di sinistra è una pannocchia di Gran Turco di 7.000 anni fa. Sono così diverse che fino a qualche anno fa i botanici li classificavano non in due specie diverse, ma in due generi diversi, come uomo e cavallo. Quella di sinistra si chiama Teosinte. E oggi che abbiamo studiato il DNA del teosinte e del mais, sappiamo che sono la stessa pianta in cui in cinque regioni del genoma, quindi poche, sono avvenuti dei cambiamenti. Il teosinte, come vedete, ha 8 o 10 chicchi sulla spiga, la pannocchia ne ha tanti. I chicchi del teosinte cadono, invece nella pannocchia del grano turco rimangono su e quindi uno li può raccogliere più facilmente. I chicchi del teosinte hanno una membrana superficiale molto rigida, bisogna spaccarli con forza, quelli del mais si sbriciolano facilmente. Dalle parti di Oaxaca, in Messico, intorno a 7-8 mila anni fa, hanno cominciato a incrociare fra di loro varie varietà di teosinte, fino a trovarne qualcuna in cui i chicchi non cadevano, in cui i chicchi erano di più, in cui i chicchi avevano una membrana superficiale più morbida. E un po' alla volta, attraverso tutta una serie di passaggi siamo arrivati a produrre il mais di adesso. Il mais di adesso è un organismo geneticamente modificato dai primi contadini dell'America del Sud, dell'America Centrale che a furia di incroci, buttando via quello che non funzionava e conservando quello che funzionava, hanno prodotto questa pianta. Tutti gli animali e tutte le piante di cui ci nutriamo, a parte i pesci del mare, la selvaggina e i frutti di bosco, hanno subito nel corso della storia, dal Neolitico in poi, queste modifiche genetiche profonde, operate da persone che non sapevano bene cosa stavano facendo, ma intanto lo facevano. Oggi siamo in grado di operare modifiche mirate, lavorando su pochi geni. Questo apre una serie di problemi, sia di natura morale sia di natura economica e sociale, che non voglio trascurare, ma qui arriverò in un secondo momento. Vi faccio però un altro esempio. Questo è un problema che riguarda tutti. La desertificazione di aree sempre più grandi dell'Africa, il Sahel in particolare. L'agricoltura in quella zona sta diventando sempre più difficile e in certe parti impossibile. Dieci anni fa questa mia collega di Milano, che si chiama Chiara Tonelli, Incomincia a lavorare su una pianta, si chiama Arabidopsis, non preoccupatevi, e incomincia a lavorare su quelle cellule che vedete in alto, che si chiamano stomi, e sono quelle che aprendosi lasciano uscire l'umidità. Rompe un gene della cellula, quindi non ha aggiunto del DNA, ha rotto un gene della cellula, obbligando in pratica questa pianta a tenere chiusi gli stomi. Se fate questa operazione a una pianta che cresce con i nostri climi, la pianta marcisce. Ma guardate lì sotto: queste a sinistra sono le piante geneticamente modificate, quelle di destra sono delle piante non geneticamente modificate, lasciate per 15 giorni senza acqua. Quelle di sinistra, geneticamente modificate, sono ancora verdi, le altre no. Qui c'è una grande potenzialità per la gente che vive in climi aridi che si stanno disseccando. Chiara Tonelli ha dovuto smettere di interrompere queste ricerche perché in Europa c'è il tabù. Dell'organismo geneticamente modificato. L'Unione Europea non è riuscita a definire cosa sono gli OGM, ci sono varie leggi che in vario modo cercano di definirle, fino a che ha fatto un elenco delle cose che possono essere coltivate in campo e delle cose che non possono essere coltivate in campo. E Chiara Tonelli, che aveva questa soluzione, ha smesso di fare questa ricerca perché non le sono stati più dati i soldi. Non sto dicendo che va tutto bene con gli OGM, ci sono una serie di problemi sia di natura etica generale, se volete ne parliamo, sia soprattutto di natura commerciale. Perché è vero che tantissime di queste tecnologie sono patrimonio di poche aziende multinazionali che possono fare il bello e il cattivo tempo. È vero, parliamone se volete. Vorrei farvi notare però che il budget della Bayer Monsanto, che fa organismi geneticamente modificati, è circa un settimo del budget della Carrefour che vende prodotti bio. Quindi non c'è soltanto qui la grande azienda multinazionale, è un po' un problema generale. Su questo mi fermo, se volete ne parliamo dopo, altrimenti io concluderei questa mia chiacchierata ormai troppo lunga raccontandovi qualcosa sui siti web che vi vendono il vostro DNA e vi dicono da dove venite. Vi ricordate come siamo partiti? Abbiamo detto che abbiamo un numero sterminato di antenati. Ora, chiaramente, tutti questi antenati, questo milione di antenati che avevamo ai tempi del Rinascimento, non potevano stare tutti a Padova. Questo mi sembra ovvio. Però è anche vero che, soprattutto se vivete negli Stati Uniti, dove la gente è arrivata da tutti i posti, potete avere qualche incertezza in più rispetto a noi sulle origini dei vostri antenati. E c'è gente che ci sta facendo i soldi. Il meccanismo è sempre lo stesso, voi vi scrivete, pagate una cifra con la carta di credito, vi mandano la spazzolina, mandata, eh, e vi fanno la vostra descrizione. E questo è un esempio della descrizione di una persona. Quei cerchi rappresentano le percentuali del suo, del suo DNA e c'è scritto che c'è un 27% che viene dall'Asia o dalle Americhe. America vuol dire gli indigeni americani. Un 19% all'Europa, un 11% al Medio Oriente, 0 dall'Africa subsahariana, 0 dall'Oceania e così via. Come fanno a fare queste cose? Semplicemente prendono il vostro DNA, ne leggono tantissimi pezzetti e poi vi confrontano con un certo numero di popolazioni di riferimento. Un certo numero. 20, 25, non un numero infinito. Per esempio, in questo servizio, che è il più famoso del mondo e che non nominerò. Gli europei sono divisi in quattro gruppi. Europei del sud, ci siamo noi, gli spagnoli, i greci. Europei del nord, c'è cioè l'Inghilterra, la Francia, la Germania e anche la Scandinavia. Europei dell'est, che sarebbe la Russia, e ebrei aschenaziti. Ebrei aschenaziti, che sarebbero quelli che vengono dall'Austria, dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Polonia. Perché ebrei aschenaziti? Sono tutti ebrei aschenaziti lì. Ma no, che non sono ebrei asche naziti. È semplicemente che molti dei clienti di questi servizi sono ebrei asche naziti americani. Se per caso gli dite che sono polacchi o bielorussi, si infuriano perché i polacchi e i bielorussi erano quelli che gli davano fuoco ai villaggi e che hanno aiutato i nazisti a sterminarli. E quindi, per motivi esclusivamente commerciali, tutta l'Europa centrale è diventata ebrei asche naziti. Il che a volte provoca qualche problemino. Conoscete questo signore? Un attimo, scusatemi. L'avete mai visto? Vi ricorda qualcuno? Questo signore, William Patrick Stewart Houston, stava cenando in un ristorante di Long Island vicino a New York e quando ha finito lascia il tovagliolino con cui si è asciugato le labbra sul tavolo. Esce dall'ombra una figura furtiva che se ne è impossessa. Questa figura furtiva è un giornalista belga. Che in questo modo è entrato in possesso di alcune cellule delle labbra di Patrick Stuart Houston. Che cosa gliene frega il giornalista belga? È perché Patrick è il figlio di questo signore qua. Vi ricorda qualcuno? Questo signore è Alois Hitler Junior e Patrick Stuart Houston nasce come Patrick Stuart Hitler, dopodiché decide, per motivi che non c'è bisogno di spiegare, di cambiare il proprio cognome. Alois Junior è il fratello di Adolf e la famiglia Hitler ha una storia particolare, il padre Alois ha avuto figli da tre donne diverse, ma in sostanza da un lato ha avuto Adolf e dall'altra Alois Junior da cui è nato William Patrick. Alois Junior, tra parentesi doveva essere una persona per bene perché se la da gambe va in Irlanda e addirittura chiama Patrick suo figlio a dimostrare che non vuole avere niente a che fare con la famiglia. Il DNA di queste persone è complicato, ma hanno una cosa in comune, tutti i maschi hanno lo stesso cromosoma Y e quindi il giornalista belga è entrato in possesso di un cromosoma Y di William Patrick che è identico a quello dello zio Adolf e lo manda a questi servizi di caratterizzazione genetica, i quali lo attribuiscono al più probabile posto di origine. La famiglia di Hitler veniva da Linz, in Austria, e quindi finisce in mezzo agli ebrei asche e la notizia si sparge in tutto il mondo. Questa è una vignetta comparsa sul giornale israeliano Haretz in cui c'è un Hitler tristissimo, come vedete, che viene inchiodato alle sue origini, origini ebraiche. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che tra gli autori della Shoah e le vittime le differenze genetiche erano così piccole che oggi non ce ne accorgiamo nemmeno. Vi ho tenuti qua troppo tempo, vi dico che queste storie più altre parti un po' più impegnative, ma bisogna leggere le parti impegnative per capire le altre, le trovate in questo libro e vi ringrazio per la vostra attenzione. E se avete voglia potete fare delle domande, certo. C'è qualcuno con un microfono in giro, forse? Può... Ecco, qui dietro. Grazie professor Babbojani, la seguo da un po' di tempo e colgo l'occasione di avere un esperto come lei perché ultimamente lei ha solo accennato di striscio la epigenetica, che è diciamo una cosa nuova. Volevo un po' se me lo poteva spiegare meglio, questi geni che si accendono e si spengono in base all'ambiente, quindi non all'ereditarietà all che è quella che fissa il DNA. E che è l'ambiente che trasforma, modifica, che può essere, dicono, ottenuto per due o tre generazioni e poi anche non essere più, insomma. Volevo se ha da dedicarmi un minuto per spiegarmelo meglio. Grazie. Sì, no, è, un, è un, tema, un tema importante, molto discusso, su cui ci sono, su cui ci sono um, poche conoscenze e tante chiacchiere. Eh, quello che sappiamo è che, appunto, abbiamo 250 tipi di cellule diverse nel nostro organismo, più o meno. Tutte queste cellule hanno lo stesso DNA <coughs> e sono diverse perché in ogni tipo cellulare sono accesi certi geni e spenti altri e poi ce ne sono altri che si accendono e si spengono nella vita della cellula. Questi meccanismi che fanno sì che in certi tessuti certi geni stiano accesi sempre o spenti sempre si chiamano meccanismi epigenetici perché inter interferiscono con la genetica. <coughs> eh, sappiamo anche, come ha detto lei, che in alcuni casi uno non riceve soltanto dalla mamma e dal papà i suoi geni, ma riceve anche il segnale epigenetico per cui quei geni possono essere accesi o spenti in tutte, cellule, in tutte le cellule. E sappiamo anche che ci sono dei meccanismi ambientali che producono questi effetti. Quindi in piccolissima parte ci aveva preso la Mark, ma non ci aveva preso, ci aveva preso Darwin, perché Darwin nel suo libro dice una frase che adesso mi mi risulta chiara nella sua lungimiranza. Darwin dice può darsi che qualche volta noi ereditiamo dei caratteri acquisiti, ma la regola è diversa, e ha ragione, e ha ragione, e ha ragione. Quindi chi cerca di far di minare alle basi il darwinismo con l'epigenetica non ha capito niente, perché stiamo parlando di fenomeni rari, ma è vero, ci sono degli esempi studiati soprattutto in, 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 negli animali. Per esempio sappiamo che eh, se certi topolini li togliamo alla madre che non li lecca per un certo periodo dopo la nascita, questi topolini non solo hanno delle turbe del carattere, diventano spaventati, più aggressivi, reagiscono in maniera eccessiva agli stimoli, ma si è, andato, si è visto che nel loro cervello certi geni che negli altri sono accesi sono spenti o viceversa. Perché non studiamo queste cose nell'uomo? Perché per studiare il nostro genoma bastano delle cellule, delle guance, tanto il genoma è identico dappertutto. Ma per studiare l'epigenoma del cervello dobbiamo prendere le cellule del cervello. Se qualcuno si offre lo facciamo volentieri ma finora nessuno si è mai offerto. E studiarlo sui cadaveri è difficile perché non c'è nessuna garanzia che dopo la morte rimanga come era prima. Quindi sull'uomo sappiamo pochissimo. Questa cosa è diventata molto popolare perché ci sono vari settori professionali, ne cito uno sperando di non offendere nessuno, gli psicologi. Che sono molto, molto, molto stressati da una cosina che ho detto io, cioè che i geni in qualche modo incanalano le nostre tendenze. Io lo dico perché mi sembra ovvio, siamo degli organismi viventi, tutto ciò che siamo o possiamo essere deve essere coerente con i nostri geni. Non possiamo correre la maratona in 15 minuti, i nostri geni non ce lo permettono. Non possiamo fare 4000 calcoli al secondo, i nostri geni non ce lo permettono. All'interno di questi limiti biologici, poi c'è tutto il resto e ci sono tantissime possibilità per cui l'ambiente, la formazione, lo stile di vita possono influire su varie cose. Molti psicologi questa cosa non la capiscono, gli dà fastidio che ci siano dei vincoli biologici e allora scoprire che c'è una cosa che si chiama epigenetica che può cambiare tanto gli piace da matti. E quindi in ambito psicologico questo concetto dell'epigenetica è usato molto, anche un po' abusato, nel senso che ne sappiamo veramente molto 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 poco. Prego. la signora aveva chiesto dell'omosessualità guardi non, non, penso che non lo sorprenderà se le dico che alla fine come tutte le caratteristiche di cui parlavamo prima come il, lo sviluppo delle malattie cardiocircolatorie così, anche le, le, le caratteristiche dell'omosessualità sono un carattere complesso non c'è il gene dell'omosessualità l'hanno cercato la comunità gay americana era molto favorevole a trovarlo perché nel contesto giuridico americano se si fosse dimostrato che i tuoi geni ti obbligano ad una certa scelta sessuale, quella scelta sarebbe diventata pienamente legittima. Non è così, mi dispiace per loro. È stato fatto di recente, è uscito quest'anno uno studio molto molto vasto, in cui, è la situazione però di, di tantissimi altri, altri fenomeni, hanno individuato cinque geni con cinque varianti che possono predisporre alla etero o all'omosessualità. L'effetto congiunto di questi cinque geni spiega l'1% delle differenze. Quindi il peso è 1 a 99 e questo è uno studio fatto su un campione enorme studiando grandi pezzi del DNA. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che come per l'intelligenza, come per la capacità a correre, come per la capacità a danzare, il nostro DNA ci dà una spintina, ma in questo caso nelle scelte sessuali questa spintina rappresenta l'1%. Delle differenze. Il 99% dipende da tantissimi altri fattori e quindi non c'è motivo di credere, come qualcuno ha chiesto, che non ci sia il libero arbitrio. No, insomma, il libero arbitrio sta lì. C'è una domanda qua davanti? Eh, dottor Barbugliani, volevo chiederle se riprendeva velocemente il concetto della uh, non scientificità? Della razza, cioè come sia eh, incipiente parlare di razza, perché mh, io l'ho sentita altre volte, ma mh, penso che per i ragazzi sia importante ribadirlo. Grazie. Va bene. E, beh, siamo tutti diversi, questo lo capite, lo capite da soli. Siamo tutti diversi anche geneticamente diversi. Quell'uno per mille del nostro DNA ci fa. Ci fa diversi, insomma, se non ci credete, provate ad andare a casa di un vostro amico a far finta di essere lui e vediamo se la mamma vi riconosce o non vi riconosce. Ma la domanda è: come sono divise queste differenze? Per molti secoli chi si occupava di questi temi diceva: bah, i cani sono divisi in razze, i cavalli sono divisi in razze, sarà divisa in razza anche l'umanità, si tratta di elencarle e riconoscerle. E qui casca l'asino per due motivi. Prima di tutto. I cani e i cavalli sono come il mais. Li abbiamo fatti diventare noi così, incrociando i più grossi fra di loro fino a ottenere i San Bernardo, i più piccoli fra di loro fino a ottenere i Chihuahua, i più aggressivi fra di loro fino a ottenere i Doberman. Selezione artificiale. I cani sono organismi geneticamente modificati. Ma Darwin, da questa osservazione, Darwin dice: uno studioso che non avesse mai visto un cane non penserebbe mai che il San Bernardo e il Chihuahua sono lo stesso animale. L'uomo ha esasperato queste differenze. E allora non sarà che le nostre differenze o quelle in qualunque specie vivente sono il risultato di un processo di questo genere ottenuto non artificialmente dagli allevatori ma naturalmente. Quindi le nostre differenze si accentuano attraverso un processo per cui tendiamo ad accoppiarci con quelli che ci assomigliano. Darwin non credeva al concetto di razza. Il primo a crederci e a farlo seriamente in ambito scientifico è un grande naturalista svedese che si chiamava Linneo e che nel 700 propone che ci siano quattro razze umane. Dopo Linneo viene Blumenbach, un medico tedesco, che propone che siano cinque. Poi Cuvier, grande anatomista francese, dice: Ma no, sono tre bianchi, neri e gialli. E nel frattempo, con i viaggi di esplorazione, si incominciano a incontrare sempre più popolazioni diverse che non si riesce a far entrare nelle razze preesistenti, e quindi il catalogo delle razze si aumenta, diventano 28, diventano 56, diventano più di 200. E quindi questo è un primo problema. Se uno crede all'esistenza di razze umane, dovrebbe essere in grado di dire quanti e quali sono. E invece nessuno ci è mai riuscito. Eh, sapete che i sette nani non esistono, vero? Ve l'hanno detto a scuola? I sette nani non esistono, è così. Però hanno delle prerogative, delle caratteristiche: hanno un numero, sono sette, e hanno un nome perché sono cucciolo, pisolo, brontolo, mammolo, gongolo, eolo ed otto. Qui di solito mi fanno un applauso, ma voi siete un pubblico, un pubblico freddo. Per le razze umane nessuno è in grado di dirvi quante sono e che nomi abbiano. E quindi da un punto di vista strettamente scientifico le basi scientifiche della classificazione razziale umana sono più deboli di quelle di Biancaneve e Sette Nani. Oggi, oggi abbiamo visto nel DNA come, come mai è così. Ricordatevi l'esempio di Venter, Watson e Kim. Ci sono delle persone che hanno un aspetto molto diverso da noi e che sono simili, persone che apparentemente sono simili a noi ma sono molto diverse. Perché? Perché quello che vediamo è il frutto di qualche centinaio di geni, di qualche migliaio di geni, ma ce ne sono tantissimi altri dietro. La nostra evoluzione non è stata come quella dei cani, in cui chi, quelli simili venivano incrociati fra di loro, noi ci siamo sempre mescolati tanto, abbiamo sempre migrato tanto, la migrazione è il fenomeno principale che impedisce in qualunque specie la formazione di razze. Ho risposto alla sua domanda? No, no, aspetti, le porto il microfono adesso. Se noi volessimo guardare a una lista dei genotipi che sono chiaramente associati a delle condizioni evidenti. Lei ha parlato della viriducistica dal punto di vista patologico, ma potremmo parlare della pelle nera nei confronti della pelle bianca, dell'occhio a mandorla e così via. Questa lista, quanto è lunga? Io mi sono sempre chiesto quanto sappiamo di queste cose anche molto banali. Il problema è che queste liste le hanno fatte in tanti e ognuno ha fatto la sua, perché si tratta di valutazioni assolutamente soggettive. No, ma io parlo delle cose più certe, cioè quindi eh, non beh... lei ha parlato di associazioni sì. Sì, che sì, sono sì. sempre molto vaghe, poi sì, c'è sì. la Manhattan Plot, P, correzioni, sì, me... sì, sì. chi ha uno ha la sua. Cose molto certe, per esempio nella fibrosicistica diciamo, ci sono certi geni chiaramente noti, un genotipo uno. chiaramente uno. noto. Ecco, uno. Sì, infatti... ecco uno Io conosco anche un caso di, di mutazione del canale del de, de potassio della beta cellula che a purvolta a certo tipo di diabete neonatale ce ne sono alcuni che sono chiaramente identificati, sì. ma se noi volessimo fare una lista un po' più vasta, per esempio se uno curioso di quelli che sentono o non sentono l'odore eh, quando uno mangia gli asparagi nelle nell urine, insomma, una lista di questo tipo. Certamente... Sì, 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 no, ma ci sono senso, se lei va a guardare gene per gene ci sono tutti questi studi fatti sia in umani contemporanei e anche quando si può nel DNA antico. E, e, di solito quello che si riesce a riconoscere è appunto è il risultato dell'effetto di un singolo gene, gli esempi che ha fatto lei. E quindi riusciamo, per esempio, le patologie, riusciamo a classificarle molto bene. C'è una, una malattia del sangue che si chiama anemia mediterranea, talassemia, microcitemia. In cui i portatori hanno delle particolari alterazioni, si chiamano mutazioni, e in base a queste mutazioni riusciamo a riconoscere se uno quel gene l'ha preso in Sardegna, a Cipro, nel Nepal, nel delta del Po. Ma i portatori di queste anomalie sono l'uno per mille della popolazione. La maggior parte di noi ha le varianti comuni di tantissimi geni. Quindi, questo processo di classificazione ci hanno provato in tanti, è appena uscito per Raffaello Cortina il lavoro di un mio prestigioso e giovane collega di Harvard che si chiama David Reich che dice ma no è di sinistra dire che le razze non esistono ma io dico che esistono ma anche David Reich non riesce a risolvere il dilemma di quali siano e perché sono quelle lì e non quelle che ha classificato qualcun altro eh, la mia sensazione qui mi metto a parlare adesso di sociologia della scienza e di politica quindi non nel campo in cui sono un esperto in un campo in cui sono come chiunque. La mia sensazione è che in reazione a certi eccessi della correttezza politica, specie negli Stati Uniti d'America, adesso stia prendendo piede una tendenza a dire vabbè ammettiamolo, insomma, bianchi, neri e gialli, sono lì. In America è particolarmente facile perché è un paese in cui esiste una segregazione razziale. Se uno va in giro per una grande città americana, trova il quartiere nero, il quartiere giallo. In realtà è più complesso di così, perché, per esempio, cubani e portoricani non vanno d'accordo, ci sono barriere altrettanto forti. Però si entra all'interno di un labirinto che non è un labirinto biologico, è un labirinto sociale. Sono identità che ci costruiamo socialmente, perché cubani e portoricani non credo siano molto diversi biologicamente. Ma se una mamma cubana gli dicono che sua figlia va con un portoricano, lei è disperata. È disperata. Quindi stiamo attenti a non confondere un livello culturale identitario che è molto forte, che è molto importante, con i nostri geni. I nostri geni con questa identità c'entrano pochissimo. Va bene, se non ci sono altre domande vi ho tenuti. Ah no, c'è una domanda qua davanti? Lì. ho un'età 65 anni. Ho una patologia che si chiama asma. Tieni più vicino il microfono che non la sentiamo, può avvicinare il microfono? Ho una patologia che si chiama asma. Le chiedo a Spanne a Spanne. In dieci anni. Si riuscirà non solo a vedere il lessi con la sintasi, ma anche a dire risolviamo. A Spanne? Glielo chiedo, guardi, eh, io le auguro di sì. Per tutte le cose che ho detto, ehm, c'è motivo di credere che andremo avanti che molto lentamente. Perché crisi... stiamo parlando appunto di, di fenomeni, di, di patologie che hanno a che vedere un po' con i geni, ma poco, e poi con tantissimi fattori ambientali, forse con fattori epigenetici, forse, e non l'ho nominato, anche con fattori legati ai microorganismi che portiamo nel nostro organismo, molti dei quali ci fanno bene, non digeriremmo la verdura se non avessimo certi, certi batteri nel, nell'intestino ed è per questo che prendiamo i fermenti lattici dopo aver fatto cure antibiotiche, ma alcuni di questi batteri possono favorire lo sviluppo di certe patologie. Siamo molto lontani. Io in questi casi qui consiglio di rivolgersi a degli esperti, cioè non a me a dei genetisti clinici e allo stesso modo chi ha problemi di giro vita non mi faccia domande sulla dieta perché non ne so ma niente ma i genetisti clinici dove sono? qui a Padova, sono, a Milano? c'è una, una, una medicina una genetica medica qua a Padova ed è una delle università più prestigiose eh, d'Italia perché io li ho contattati no? eh, però se non ne sanno niente loro non so niente, vuol dire nessuno. che non se ne sanno proprio niente mi spiace. c'è un'altra domanda qua davanti? Eh. Sempre che parliamo di genetica, di crispr cas 9 se lo pronuncio bene, sì. che è un po' l'editing del genoma, grazie. No, non le rispondo, una... ci vuole mezz'ora per parlarne. C'è una domanda? Là... È, una grande... è una nuova tecnica che ha delle grandi possibilità eh, mh, mh, perché potenzialmente permette di manipolare il genoma, ma insomma, mh, non le rispondo in due parole. Grazie professore. Eh... Mi ehm, colgo lo spunto dell'accenno a CRISPR-Cas9 per ehm, parlare del problema degli aspetti della gestione istituzionale dei portati dei prodotti della scienza e della tecnologia. Una sentenza recentissima della Corte di Giustizia europea ha equiparato i prodotti da CRISPR-Cas9 agli OGM cosiddetti di prima generazione. Non sono sicuro che vada tutto bene dal punto di vista... Scientifico, ma non sono uno scienziato. Il mio, la mia domanda è questa, come si fa a creare un canale di comunicazione non distorsivo tra comunità scientifica e istituzioni rappresentative democratiche e per quindi produrre una eh, regolamentazione che abbia un minimo di fondamento scientifico? Che tipo di istituzioni possiamo creare per far parlare Comunità scientifica e comunità politica? No, è una domanda importantissima alla quale io non ho una risposta, perché se ce l'avessi, la direi al Parlamento europeo, non qua in privato. No, è, è, è un, il, il molto, qui c'è un problema etico molto forte. Cioè, tecnicamente oggi è possibile fare un sacco di cose. Quali di queste cose sono lecite? quali sono illecite ma non terribilmente pericolose e quali sono le cose da evitare a tutti i costi. Questo è il, il dibattito. Le risposte non sono semplici. Le non sono semplici. Adesso avete, forse avete visto l'anno scorso questo cinese che sosteneva di avere modificato geneticamente due ragazzine in modo da renderle immuni al, al virus HIV dell'AIDS. Non si sa se l'abbia fatto, non ha pubblicato questi risultati in una rivista scientifica che sottopone a valutazione i testi, ma se l'ha fatto ha superato un limite che tutti si erano posti. Cioè si, può, si possono utilizzare le tecniche di cui parlava la signora per risolvere un problema individuale, cioè tu hai un certo gene che non funziona, noi te lo sistemiamo, purché la modifica non fosse ereditaria, purché non lasciassimo un'eredità alle generazioni successive. Se questo cinese ha fatto questa operazione, la modifica che lui ha introdotto verrà trasmessa da queste due gemelle alle generazioni successive. È una modifica che in linea di massima dovrebbe fare bene perché aumenta il livello di protezione dall'infezione HIV. Il fatto è che siccome le cose sono così complicate, come dicevamo prima, in molti casi noi ritenendo di modificare una cosa, e farla funzionare meglio, possiamo andare a toccare dei meccanismi che non padroneggiamo e non conosciamo. E quindi in questo campo bisogna essere molto, molto prudenti. È un ambito in cui il dibattito è anche molto avvelenato, perché in realtà stiamo parlando anche degli organismi geneticamente modificati, che sono diventati uno dei terreni di scontro più, vorrei dire, più stupidi: nel senso che la discussione non tocca mai i veri problemi e affronta, affronta delle tematiche. Che, 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 non sono, che non sono risolutive. L'Europa ha bandito, tutta l'Unione Europea ha bandito la produzione in campo di organismi geneticamente modificati, definiti secondo una direttiva che è così complicata che alla fine è seguita da un elenco di quelli che sono o non sono organismi geneticamente modificati, in cui c'è un mischione di cose stranissime. Se volete ne possiamo parlare, non voglio trattenervi troppo, però il tema degli OGM, sul tema degli OGM siamo così polarizzati che è molto difficile fare un compromesso perché le posizioni dei contendenti sono posizioni molto molto rigide e quindi si va avanti a colpi di forza. Oggi ho due voti più di te, faccio passare il grano creso, domani tu hai due voti più di me, il grano creso... Vi cito il grano creso perché è un esempio, un esempio interessante. Negli anni 60 si faceva così, si prendevano varie varietà di, di piante coltivabili, le si sottoponeva a un bombardamento radioattivo. E in questo modo si introducevano tantissime mutazioni. Il 99,9% di queste mutazioni facevano male, si buttava via, ma ogni tanto saltava fuori qualcosa di meglio. Facendo questa operazione qua, i genetisti della Casaccia vicino a Roma producono una varietà di grano che, incrociata con un'altra varietà proveniente da una banca biologica del Messico, di una organizzazione non profit, produce un grano più basso dell'altro che resiste molto meglio al vento, un grano duro che resiste molto meglio al vento. E quindi la resa dei raccolti aumenta tantissimo. Attraverso esperimenti di questo genere c'è stata la cosiddetta rivoluzione verde negli anni 60 e 70, che ha aumentato moltissimo i livelli di produttività alimentare, permettendo alla popolazione umana di salire a livelli che fino a qualche anno prima erano considerati impossibili. Forse qualcuno di voi si ricorderà un libro che si chiamava I limiti dello sviluppo, pubblicato dal Club di Roma, che pubblicava delle previsioni sulla demografia umana che si sono rivelate completamente sbagliate. La rivoluzione verde ha permesso una crescita enorme della popolazione umana con un prezzo molto alto perché abbiamo riempito di sostanze chimiche il terreno. Ma adesso abbiamo queste varietà. Il grano creso è il grano duro che rappresenta il 90%, l'80% circa delle produzioni italiane di pasta. In base alla definizione adottata dall'Unione Europea, è organismo geneticamente modificato, qualunque organismo in cui l'uomo sia intervenuto ad alterarne le caratteristiche genetiche, è diventato un OGM e quindi avremmo dovuto azzerare tutta la produzione di grano, il 90% della produzione di grano duro in Europa. Naturalmente non si poteva fare, allora cosa hanno fatto? Hanno detto ma il grano, il grano creso no. E ci sono centinaia di esempi di, di, di questo genere. Centinaia di esempi di questo genere. Bisognerebbe riuscire a parlarne con un, po di, con un po' di tranquillità, perché esistono una serie di rischi legati alla possibilità che le grandi multinazionali, investendo il mercato con dei prodotti a maggior resa e a basso prezzo, spazzino via un sacco di altre cose che noi vorremmo conservare. Io voglio andare giù nelle piazze e poter scegliere tra cinque prugne differenti, non voglio la unica che dà le maggiori garanzie al produttore. Però qui stiamo parlando di politiche commerciali, stiamo parlando di incentivi alla produzione. La cosa che vorrei dirvi è che in questo momento dobbiamo sempre stare attenti a quello che mangiamo, ma non c'è un motivo scientifico per pensare che gli organismi geneticamente modificati comportino problemi maggiori o diversi dei non geneticamente modificati, perché di fatto li abbiamo modificati tutti, o a partire dal Neolitico o negli ultimi 10-15 anni. Grazie, lei ha già risposto alla domanda che volevo farle con questo suo intervento riguardo appunto agli OGM e alla prevenzione che c'è in larga parte dell'opinione pubblica contro l'introduzione infondata, però una prevenzione secondo me infondata, comunque ha già risposto benissimo, grazie. Ecco, posso aggiungere una cosa, eh, i diabetici che sono tanti, fino a qualche anno fa venivano curati con insulina che proveniva in piccola parte da cadaveri e in grande parte dal maiale, perché il maiale ha un'insulina simile alla nostra, meno di un amminoacido. Questa insulina non si riusciva a purificarla, quindi veniva sempre iniettata con una certa quantità di impurità che producevano effetti collaterali che spesso, spesso arrivavano all'epatite. Grazie a un batterio geneticamente modificato in cui abbiamo inserito il gene dell'insulina, oggi noi disponiamo di insulina umana purissima e tutti i diabetici del mondo si iniettano questa insulina qua e non hanno quegli effetti collaterali. Questo per dire che ci sono tutta una serie di ambiti di applicazione dell'ingegneria genetica che fanno così tanto bene che sarebbe folle opporvisi. Bisogna ragionare caso per caso. Bisogna vedere se il mais delle multinazionali geneticamente modificato è l'unico che vogliamo produrre oppure se vogliamo invece prendere delle, dei provvedimenti in modo che ci siano vari tipi di mais che i contadini possano scegliere che cosa seminare senza essere presi per il collo. Questo secondo me è il vero problema. C'era anche una signora là dietro che voleva fare una domanda. Vabbè, no, visto che è lì facciamo questo. Via. Però a me risulta che diciamo, tutto questo rientri... In quello che si chiama il principio di precauzione, che in qualche modo si ricollega al discorso che lei faceva all'inizio: con non sappiamo un sacco di cose, cioè il principio di precauzione, in fondo, diciamo parte da questo presupposto che siccome non sappiamo, nel dubbio ci asteniamo. Non è così? Sì, io, io credo che nella vita pratica lo applichiamo in maniera diversa: siccome non sappiamo, stiamo attenti. Perché è chiaro che nessuno di noi sa se oggi andando in stazione l'autista impazzito di un autobus lo travolgerà, ma è un rischio piccolo. Mentre se vediamo il cielo nuvoloso prendiamo l'ombrello perché il rischio di pioggia è elevato. Quindi secondo me bisogna ragionare sui, sui, sui casi. Se non vi faccio perdere troppo tempo vi faccio un, un esempio secondo me importantissimo di questo dibattito. In... Nell'estremo oriente, ogni anno, dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 600.000 bambini tra 0 e 4 anni o muoiono o diventano ciechi per un deficit di vitamina A. E questo perché mangiano soprattutto riso. Nel riso, il precursore della vitamina A che si chiama beta carotene, c'è, ma va tutto nelle foglie. E allora, queste persone dovrebbero integrare la dieta con peperoni, carote, pomodori, tutta roba che lì non c'è. E quindi la stima del del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 600.000 casi di cecità o di morte infantile. Dieci anni fa, finanziati da un'organizzazione no-profit che ha sede nelle Filippine che si chiama IRRI, che vuol dire Istituto per lo sviluppo delle colture di riso, due biotecnologi, uno di Friburgo e uno di Zurigo, innestando nel riso un gene del Giacinto, se non sbaglio, di una pianta. Della pianta decorativa, e di un altro genere, riescono a indirizzare il beta-carotene, il precursore della vitamina A nel chicco. E fanno un riso che ha un colore giallo che si chiama Golden Rice. Il golden rice è pronto per essere distribuito ed è prodotto da un'organizzazione no-profit. Quindi non ci sono quelle preoccupazioni legate alle multinazionali. È bloccato da Greenpeace che sostiene che lo stesso effetto si potrebbe ottenere dando tavolette di vitamina A a questi bambini. Forse sì, però non glieli dà nessuno. E soprattutto da questa attivista indiana Vandana Shiva, una delle più grandi produttrici di fake news degli ultimi anni, la quale prima ha sostenuto che nel riso normale c'è tanta vitamina A quanto nel golden rice. Non è vero. Poi ha sostenuto che nel Golden Rice ce n'è troppa e quindi c'è il rischio della ipervitaminosi, non è vero, c'è il beta carotene che se ce n'è troppo non viene più convertito e alla fine, dopo aver fatto finta di essere laureata in fisica, invece laureata in filosofia, ha detto ma no, il problema è politico. Ora, è vero che il problema è politico, la povertà è un problema politico, le disuguaglianze sono un problema politico, ma mentre aspettiamo di vivere in un mondo più giusto, io mi auguro che sia tra tre anni, Darsi che sia tra 300 anni, lasciamo morire in questo modo 600.000 bambini all'anno solo perché Vandana Shiva possa sventolare la sua bandiera no OGM. A me sembra una porcheria, una porcheria, perché il problema è tecnicamente risolvibile e noi teniamo in ostaggio per una questione ideologica un sacco di persone che potrebbero vivere una vita migliore. Questo è un caso in cui secondo me il principio di prudenza, di precauzione, che dice lei, deve andare a farsi benedire e dobbiamo cercare di fare qualcosa perché mentre noi chiacchieriamo così, questa gente muore e noi saremmo in grado di salvarli domani. Lei ha parlato di predisposizione genetica allo sviluppo di tumori. Tumori? Eh, sì. E io volevo chiederle come si fa a individuare questa tendenza e qual è il fattore che scatena la sovrapproduzione di cellule. Oh, Beh, avete intenzione di passare il weekend qua a chiacchierare allora a questo punto rispondo anche dal CRISPR e andiamo avanti fino alle 6. No, è un tema, è un tema molto, molto ampio. Del tumore, però capiamo qualcosa più di altre malattie. Perché ci sono in sostanza in tutte le cellule due classi di geni. Ci sono dei, dei geni che stimolano la cellula a riprodursi, a proliferare e ci sono dei geni che bloccano questa proliferazione. E si chiamano geni soppressori di tumori i secondi e proto-oncogeni i primi. Quando qualcosa va storto, e può andare storto in tanti modi differenti, sia direttamente a questi geni, sia per una disfunzione ormonale, sia per qualcosa che colpisce altri geni e poi riverbera su questi, i due meccanismi di controllo li potete vedere come un freno e un acceleratore. No? Insomma, nostro, le nostre cellule sono come una macchina con freno e un acceleratore finché funzionano normalmente. Freniamo quando dobbiamo frenare, acceleriamo quando dobbiamo accelerare. Se si rompono i geni soppressori di tumori, è come se fossimo in una macchina senza freni. Se si rompono gli altri geni, è come se fossimo in una macchina con l'acceleratore a tavoletta. E quindi andiamo a sbattere. E si sviluppa il cancro. Su questo schema di base che è stato riconosciuto, ci sono tantissime variazioni, in certi casi note, per cui alcuni tumori semplici li riusciamo a riconoscere. Il caso di Angelina Jolie, che ricorderete, questa attrice americana, che a un certo punto decide di farsi amputare i seni, è un caso che comunque lo si giudichi, riposa su basi scientifiche solide, perché lei aveva nella sua famiglia la madre e una zia che avevano avuto il tumore al seno e per due geni importanti, che non fanno tutto ma sono importanti, e che si chiamano BRCA1 e BRCA2, lei aveva le varianti genetiche che predisponevano al cancro. Ma questo caso è uno dei casi più chiari e più semplici, sui quali forse la scelta è più banale. Se vi dicono, guarda, una persona normale ha un 7% di rischio di avere un tumore al seno, tu hai il 9%, cosa fate? E nella stragrande maggioranza dei casi le cose vanno così. Noi possiamo elencare una serie di geni e attribuire a ciascuno di noi un rischio, ma questo rischio non è la sicurezza, la certezza di cui ci piacerebbe disporre. E quindi siamo lasciati di fronte a questa scelta. In realtà, se in una famiglia ci sono dei casi di cancro, la cosa più giusta da fare è precocemente parlarne con un medico che, se conosciamo le basi genetiche di quel cancro, ci farà fare un test. E quindi capiremo se rischiamo o non rischiamo. Non ci dirà ti viene o non ti viene, ti dirà quant'è il tuo rischio. Se invece nella nostra famiglia non ci sono evidenze di questo genere, i geni da studiare sarebbero così tanti che non vale la pena di farlo. Lì. Salve. E... Lei prima ci ha spiegato che negli esseri umani la presenza di determinati geni o meno non ha nessuna influenza su una predisposizione a comportamenti violenti. E poi ci ha anche detto che invece nei cani ci sono razze eh, più, predisposte, più predisposte magari a comportamenti aggressivi. Mi chiedevo perché, mh, dunque, cioè, ci sono razze, non lo so, come dogli argentini, pitbull, che vengono etichettati come cattivi a prescindere perché eh, fanno parte di questa razza ehm, e dunque se questi geni, se, perché nei cani i geni di una determinata razza possono determinare un comportamento mh, cattivo negli esseri umani no, sì. no, no e no. se c'è fondamento scientifico a questa credenza. È un'ottima domanda che individua anche un'ambiguità che io non ho chiarito. Allora, io dicevo che nell'uomo non ci sono i geni della criminalità, non dell'aggressività. L'aggressività è un fenomeno biologico. Noi non conosciamo bene i geni dell'aggressività nell'uomo, ma sono sicuro che ci sono: sono sicuro che ci sono. Non sono geni che ti obbligano al comportamento violento, ma sono dei geni che, se prendiamo dieci persone qua, alcuni saranno lenti a reagire a certe provocazioni, altri invece si accendono subito. C'è una componente strutturale, io però non so quali siano questi geni, non lo sa quasi nessuno. Ci sono alcuni candidati, se ne parla, gli studi sono contraddittori. Nei cani. La scelta degli allevatori è stata semplicemente di vedere quali fossero più aggressivi. A loro non gli interessa che ci sia 1, 10 o 50 geni così. Incrociando fra loro i più aggressivi, mediamente trovavano che diventavano più aggressivi, allora continuavano a fare questa operazione. Quindi hanno fatto un processo di selezione artificiale senza conoscere i geni che ci sono dietro. Ma visto che i risultati che hanno ottenuto sono ereditari, vuol dire che in qualche modo hanno modificato geneticamente i loro cani portandoli verso una maggiore aggressività, esattamente come ne hanno portati degli altri invece a essere più tranquilli, cani di, da compagnia, no? cani che non mordono nessuno. Lo stesso con i gatti, con la domesticazione dei gatti, i felini non sono tanto amichevoli. La domesticazione del gatto è stata probabilmente un processo di incrocio tra quelli più bonari, più domestici, più legati ad un'attività tranquilla in presenza dell'uomo, fino a che si sono ottenuti dei gatti che si lasciano carezzare, ma provate a carezzare un gatto selvaggio, se lo trovate me lo raccontate. Bene, se non ci sono altre domande, visto che abbiamo fatto mezzogiorno e mezzo, io vi ringrazio e vi saluto.